nulla. Vuole dire molto buongiorno. Ah, voglio dire, vabbè. Dai, molto buongiorno. Devi proprio urlare. No, più. No. Molto buongiorno. Cioè, deve essere sentito tre, proprio nell'aria. Due. Uno. Molto buongiorno. Cioè, quale concetto di aspetta un attimo, si fa un video, non ti è chiaro? Cioè, io che provo e non mi interrompe. Vai. Prima. Tre. Due. Sbagliamo. Uno. Molto buongiorno. No, è più. Molto buongiorno. Vai. Tre. Due. Uno. Molto buongiorno. Se ne fa uno tutti insieme. Al tre tutti insieme, molto buongiorno. Tre. Ah no, mi danno zero. Tre. Due. Uno. Molto buongiorno. Allora, oggi siamo in viaggio, everybody, tutti quanti, insieme tutti quanti, perché andiamo da un rivenditore che mi ha chiamato perché ha problemi su alcuni mezzi, mi ha chiesto di vederli, quindi stiamo andando a guardare, ma al contempo ha detto anche lui che ha alcuni mezzi da farmi provare, per cui andiamo a provare alcuni nuovissimi mezzi, vediamo che mezzi mi fa provare. Greta è rimasta colpita dalla quantità di cose presenti in questo parco, perché l'attività che andiamo a visitare oggi è all'interno di un parco che però è pubblico, cioè non c'è da pagare un ingresso. Puoi dire una cosa? È leggermente vasto. Non credo renda l'idea, vediamo se... Potrebbe fare da pubblicità, tipo quando dicono, lo sai che... Ecco, questa no. È la vastità del... Sì, del cazzo che mi fai... E laggiù uguale, è tutto fa, tutto. Bello, tutto. Quindi in realtà è rimasta un po'. Sì, perché poi c'è tipo il mini golf, la pizzeria, i giochini. Cade, il cielo cade. Poi si spengono le luci nel tuo mondo occidentale, male. Si vede male, poi si perdono le strade nei tuoi occhi temporale, ma bruciamo il tempo come il sole del Grand Canyon, qui sdraiati su una cabriolet. E allora eccoci qui con Angelo. Salve. Il meccanico di questa fantastica officina che te sei più per l'elettrico. E poi abbiamo anche il tuo collega, giusto? Il collega, il collega qua giù, salutiamo il collega. Non vuole essere Marco, preso il Marco. Collega. E adesso diamo un'occhiata a questa officina. E ci lavori per, scusami! Chi è il bambino dei due? Perché più lontana. Panda bike. Dai, questo è tutto. E oggi siamo qua giù col proprietario di questo noleggio. Così ti facciamo anche un minimo di pubblicità, poi si fa morire. Che stiamo discutendo di clienti difficili, perché non tutti i clienti sono facili. Infatti è venuta prima una signora e ho assistito, insomma, a questa non vendita, perché voleva la bicicletta bellina però più economica. Economica, perché possibile. Su internet ne ho viste altre che costano meno. Allora si diceva, è come andare al concessionario di auto. Quindi magari non so, quello della Volkswagen, e dire qual è la macchina che costa meno? Ah sì, la Lupo. Però ho visto su internet ci sono dei go-kart, li vendono ancora meno, no? Sì, è uguale, cioè di cosa stiamo ragionando. Abbiamo già fatto tutti i lavori che ci hanno. Adesso andiamo a fare un giro sul tango. Li abbiamo. Attento, attento, vai piano. Li ho già sistemati. Ma io ho capito questo! Ora si guarda questa biciclettina qua giù, poi siamo pronti. Ebbene, quindi oggi siamo qui con questa bicicletta della Garelli, una bellissima bicicletta, si presenta veramente molto bene, il rivenditore l'ha ricevuta praticamente il giorno prima e ci ha tenuto a farmela provare. Qui abbiamo lo spinotto della ricarica, di tipo molto molto semplice, Garelli che si presenta in maniera molto maestosa, se non un po' plasticosa, per tutti questi componenti in plastica come il parafango posteriore fatto in plastica, luce sicuramente molto importante, sto un pochettino con il contesto, però sicuramente molto importante. Qua giù abbiamo il telaio con tutte le saldature a
vista, molto belle. Questa riduzione dei canotti mi piace un pochettino meno. Questa parte è molto molto bella, molto sottile, molto rifinita, però anche questa scosta un po' con tutto il resto della bicicletta, molto grosso. Qua giù abbiamo ancora componenti plastiche, anche quello del display è tutto in plastica. Il display, che ricordiamo, è a colori, però i colori praticamente servono solo per cambiare le marce, non è che hanno molta utilità da questo punto di vista. Questo cavo proprio non si può vedere, è vero che è stata montata ieri, però insomma si presenta veramente molto molto brutto da vedere. Molto carino invece da notare il fatto che il parafango sembra non sia molto resistente, perché appunto non vediamo il metallo, ma in realtà la staffa di metallo è nascosta sotto la plastica del parafango posteriore, quindi questa è un tintillino, una cosa carina. Sul lato troviamo il sensore velocità e questo cavetto che sarà quello della luce. Poi gli manca il sensore gear, di quello che vede quando cambia le marce. C'è solo il sensore questo qua giù di velocità. Questa cosa si parecchio dura per essere nuova. Non mi era mai successo che devo tornare a piedi perché si è già rotto. Uno dei test durati meno nell'arco della mia esistenza, ovvero la bicicletta si è fermata praticamente subito appena partito, per cui adesso dobbiamo vedere che è successo. Di sicuro non una bellissima figura per questa grande. Ma questa è un'operazione che comunque sia va fatta nelle mountain bike, nei motori centrali, per cui vediamo un po' te che metodo consigli, da sopra o da sotto? Ecco, qui per forza al sopra, perché all'indietro non gira, per cui va per forza fatto così dal sopra. Ecco, di che non gira? Ah, nel senso del pedale? Sì, sì. Allora, no, puoi girare, lì, lo puoi girare te a mano, scusa. Ma è duro, no? No, è meno, perché è duro? Io faccio, l'ho messo dal sopra e ho fatto così. È vero? Da abbastanza. È una sensazione un po' strana questo motore, perché basta solo la pressione che già ti parte subito da ferma. E non avendo sensori sulla leva freno, perché è una leva freno zoom, quindi è abbastanza economica, e tende a partire subito anche se tentiamo di frenare, appunto. È una sensazione un po' strana. Oh, non ho capito. Però lo proviamo. Mi fai domani c'ho portato la... Adesso guardiamo una cosa qua giù con il nostro angelo, che di solito non si guarda, di solito, perché di solito mi dicono: scusa Alessio, come si fa a fare andare più veloce? E invece noi oggi guardiamo come facciamo andare più piano, più piano. Perché infatti qua giù, bravissimo, perché qua giù siamo appunto in un noleggio, per cui tutto deve essere sicuro, e qua giù abbiamo un quad su cui abbiamo messo le mani che andava troppo forte, per cui adesso dobbiamo andare a vedere come farlo andare più piano. Ci sono prevalentemente due metodi, poi sono quanti te ne pare in realtà. Il primo metodo prevede fisicamente di bloccare l'acceleratore e non far accelerare più di tot, quindi anziché fare questo impedisco di girare più di così. Si può fare con un foro, con una vite, con quello che vi pare, o in alternativa andiamo ad utilizzare un componente a noi molto noto, ovvero le resistenze. Guardiamo come e dove applicare una resistenza per abbassare il voltaggio. Allora, qua giù abbiamo il nostro quad a piena potenza, ovvero questa. Adesso ne andiamo a mettere una semplice resistenza da 1K, quindi 1 kilo ohm, e vediamo che la velocità già si riduce così. Okay. E adesso andiamo a vedere come con una resistenza da 2K, per cui il doppio, ne mettiamo due in serie, la velocità massima ancora una volta è ridotta. Vediamo anche l'acceleratore che a manetta, quindi non c'è modo di darne di più, la velocità massima è notevolmente ridotta. Ora poi noi in realtà potremmo fare delle prove, trovare altri valori
per fare andare il mezzo a una velocità maggiore e minore, insomma, stare qua giù. Quindi basta soltanto applicare una resistenza. E dove l'abbiamo applicata questa resistenza? Abbiamo interrotto il segnale dell'acceleratore, che aveva un positivo, un negativo e un segnale di ritorno. Il segnale di ritorno l'abbiamo interrotto, gli abbiamo applicato le resistenze e adesso le andiamo a chiudere. Adesso chiudiamo con un po' di termoristringente, nascondiamo tutto quanto e richiudiamo il quad. E allora eccoci ritornati nel nostro laboratorio, dove tiriamo un paio di conclusioni su questa Garelli. Garelli che, come prezzo di listino, all'incirca si tratta al giorno d'oggi di circa 2400 euro, cifra abbastanza impegnativa per questo tipo di bicicletta. Perché? Parliamone un attimino insieme. Si tratta di una bicicletta più o meno front, perché comunque sia è ammortizzata in maniera anteriore. È vero che ha delle gomme abbastanza lisce, però io me la immagino comunque sia per un utilizzo, diciamo così, turismo sterrato. Ora non completamente da mountain bike, ma comunque sia un pochettino di utilizzo fuori strada. Ecco, allora abbiamo una bicicletta che è montata con componenti un pochettino economici, perché abbiamo anche il cambio Shimano, però quello a cricchettino, insomma, quello un pochettino più economico che mantiene il nome, ma a livello poi di praticità di utilizzo è quello proprio più economico che si può andare a trovare. E i freni a disco idraulici della Zoom, che si potrebbero trovare su internet se uno se li compra e passa dal meccanico all'idraulico, però non è un freno particolarmente d'eccellenza, ecco, anche se comunque sia un freno buono, stiamo parlando di un freno a disco idraulico. E la batteria da 36 volts, molto grossa proprio visibilmente, non mi piace personalmente come sta esteticamente, proprio agganciata, integrata nel telaio, ma non completamente integrata. Personalmente, ecco, non mi piace per quelle cifre. Secondo me si inizia ad andare su un prodottino di alta gamma, un prodottino comunque sia di qualità, e mi sembra che la Garelli in questo caso abbia voluto risparmiare là e qua per cercare di tagliare il prezzo su un prodotto che però il prezzo non ce l'ha. Non mi è piaciuto nemmeno questo motore della Oli, l'ho già provato, l'ho già riprovato, vedo soprattutto abbinato con quel freno, proprio non mi piaceva, e soprattutto non aveva montato il gear sensor, che secondo me poteva fare la differenza su un prodottino più di qualità o meno di qualità. Alla fin fine un gear sensor stiamo parlando di 7, 8, 9 euro, 20 euro, ecco, secondo me avrebbe veramente fatto la differenza su un utilizzo di una bicicletta del genere, perché questo motore poco potente, circa 85 Nm, ma rimane sempre in trazione anche quando vai a cambiare la marcia, che su una bicicletta del genere, insomma, è abbastanza comune andarla a cambiare. Il carro dietro l'ho trovato veramente molto sottile, bellissimo, bellissimo da vedere, però un pochettino troppo sottile paragonato all'anteriore, che ci aveva invece quella forcella gigante, quella gigante non di escursione, proprio di steli, di tutto quanto, e quella batteria gigante, insomma, secondo me si poteva andare a rifinire. Ecco, quindi personalmente per me non me la comprerei, non mi è entusiasmato, non mi è piaciuta, soprattutto per la cifra per cui esce, perché se si parlava di una bicicletta che usciva a 1500, dicevo, di cosa stiamo parlando? È fantastica, ma per 2004 secondo me sono tanti tanti soldi in questo momento, e io personalmente non l'avrei comprata, non ho potuto suggerirla nemmeno di ricomprarla, insomma, al rivenditore, perché secondo me anche per il tipo di utilizzo che ne doveva andare a fare lui non era proprio idonea, o quantomeno sulla stessa cifra si trovava qualcosa di un pochettino meglio. Mi è piaciuta veramente tanto questa avventura dove siamo andati in questo parco, fantastico il parco, lasciando stare poi la sua attività di noleggio, che ovviamente era una delle migliori che si presentava, ma in quel parco ci sono ben 9 attività di noleggio, quindi veramente tanta tanta concorrenza, ognuno puntava più su un prodotto piuttosto che su un altro. Ma mi è piaciuto veramente tanto perché ci abbiamo passato l'intera giornata, era un parco enorme con di tutto e di più, giochini, cosini, bambini, più adulti, più grandi, più piccini, quindi veramente molto completo, un parco che non conoscevo nonostante fossi stato più volte a Viareggio, non avevo mai visto questo parco, ma ci sono andato per la prima volta e veramente sono rimasto molto molto colpito, mi è piaciuto veramente veramente tanto. Bene, voglio sapere da voi cosa ne pensate di questa Garelli, se voi avreste modificato la velocità del quad in maniera differente. Noi ci vediamo alla prossima, molto buongiorno!
Ah già, voglio anche ricordarvi che sono andato a trovare Angelo perché Angelo aveva fatto il corso di riparazione scuola riciclo. Se volete sapere qualcosa di più su scuola riciclo, visitate ovviamente il sito scuolariciclo.it e date un'occhiata. Un fantastico corso per imparare sia a riparare che a modificare tutti i mezzi elettrici. Modifiche di ogni tipo, riparazioni di ogni tipo, si va proprio nel dettaglio e si viaggia un pochettino un po' più lisci, diciamo, rispetto ai video di YouTube. Dateci un'occhiata se vi interessa. Buongiorno.